Salve a tutti ragazzi, ancora una volta benvenuti sul canale Leon Trip e bentornati in un episodio di Marvel Snap. Faccio questi episodi un po' così randomici anche perché non è un gioco da proprio seguire episodio dopo episodio, cioè è un po' randomico, lo si segue così per... c'è un cazzo da fare, quindi anche se non ci capite granché dall'inizio non fa niente perché comunque è un gioco di carte collezionabili, quindi così. Ho fatto questo mazzo qua che è un Miss Marvel che sfrutta la meccanica della nuova carta Miss Marvel. Se riesco ad andarlo a vedere ve lo faccio anche vedere, non mi ricordo dove cazzo è, eccolo qua. Dov'è? Eccolo qua. Ok, abbiamo messo Ant-Man, Nightcrawler, Armor Colossus. Non so se funziona, cioè funziona, potrebbe funzionare, non lo so. C'è Spectrum, c'è questo, c'è Claw. E poi c'è Mrs. Marvel, che dovrebbe dare, adesso vi faccio vedere. Vedete, 5, più 5 forze e campi adiacenti, dove le due carte hanno costo diverso tra di loro. Quindi non dobbiamo giocare due carte uguali, nello stesso, del costo uguale nello stesso campo. Allora, siccome che qua non c'è un cazzo che mi interessa, questa roba qua ce l'ho tutti tranne Megasonic, che però secondo me può anche rimanere lì. Non aprirei un tubo, anche perché ho una chiave solo, non vorrei usarla per cagate varie. Ok, quindi proviamo ad andare a fare qualche partita, però nel frattempo vado a prendermi nel negozio i miei creditini gratis del giorno, che sono solo 50, però vabbè. E qui abbiamo la torcia umana. Gratis. Vi danno una carta serie 3 ogni stagione, quindi per un'ora e 7 minuti ti danno torcia umana, che secondo me non è male, effettivamente. So, ci devo pensare, Cristo. Non è male, no, torcia umana, no? Viene spostata, la sua forza raddoppia. Non è male, no. Però. Vediamo. No, intanto prendo questi due campi qua, che tanto tra due ore le missioni si fanno... altre due. Quindi proviamo a giocare, però vado a fare una conquista, non voglio fare una... classificata, anche perché fai sempre... No, che cazzo fai? Terreno di prova volevo fare. Ah, beh, devo scorrere, giustamente. Vado a cedere qua e proviamo a farci una conquista. Vediamo se riusciamo, tanto la conquista... Allora, ragazzi, qui sulla conquista c'è una linea di pensiero. Cioè, nel senso, quando si comincia una conquista nel terreno di prova, visto che è gratis... Per non far perdere troppo tempo né a voi né al vostro avversario, si fa così, snap, fine. E il vostro avversario deve fare lo stesso. Se non fa lo stesso è uno stronzo, perché che cazzo, non serve niente. Cioè, al massimo ti rifai un'altra conquista, ma con un altro giocatore. Cioè, non è che spendi qualcos'altro, no, vedi? In questo caso, Cidigno qua è stronzo, no? Capite che non se ne intende di sto gioco, quindi... Magari la vincerà anche, però stronzo sei. Allora, io vado a giocare... com'è che si chiama? Ant-Man sul campo centrale, sperando che non venga fuori qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto in realtà è venuto fuori. Però è venuto fuori anche Mrs. Marvel, ma non abbiamo un cazzo da giocare adesso. Ciclope. Questo gioca Ciclope, quindi è un altro evoluzionario. Ve l'ho detto che è stronzo sto tizio, eh. Quindi io, quando vedo ste cose, farei direttamente ritirati e gli do la vittoria, così almeno eiacula e stiamo a posto, no? Vedi? Vedi che... Allora, Azmat. Vabbè. Non si vince contro questo. Contro questo non si vince. Vabbè, proviamo, eh. Lockjaw. Ok, adesso abbiamo 4, mettiamo Marvel qua, vediamo, qua dovrebbe aumentare. Lui adesso giocherà sicuramente Ciclope Wong, attenzione. Un Cosmo che glielo tiro lì, cazzo, eh? Merda. E Cosmo fa... Ma si vede il coso? Non si vede, signori, vabbè. Cosmo fa che...
le carte alla scoperta non funzionino. E lui qua giocherà sicuramente qualcosa alla scoperta. Allora, io giocherei armor qui. Questo qui. Che cazzo è successo, scusa? Vedi? Un altro Wong. Tra l'altro giro io, quindi se qua ci fosse Cosmo io l'avrei vinta, con una sola carta, però purtroppo non è venuto fuori. Adesso lui non so che cazzo giocherà qua, ma farà raddoppiare tutto qua, raddoppia il disastro, noi qua l'abbiamo persa, raga, cioè. Quindi io gli do la vittoria, non sto lì a ritirarmi, perché come detto prima non ha senso, più che altro vado a fare un'altra partita, e sti cazzi, guarda, gli gioco questo, ciao, e fine. Qua cosa hai giocato, vediamo. E vabbè, gioca rogue, sti cazzi. Cos'hai giocato l'interessante? Dai, vai a vedere. Qualcosa che scomba con le carte che hai giocato prima. Che se io avessi avuto Cosmo, sto cazzo. Gambit. Va bene. Va bene. Elimina tutte le carte, praticamente. Ok. E l'hai persa comunque? Mazza! Complimenti! Cioè, sul serio? E l'hai comunque persa? Vabbè, ma questo non capisce un cazzo. Ma che cazzo ho fatto? Cioè, avevo meno probabilità di vincere questa partita che di perderla io, eh. Vabbè, biglietto gratis, signori, comunque. Ecco, per esempio, se io qua... Scusate. Se qua fossi stato in una conquista un po' più avanzata, tipo, che ne so, conquista d'oro, io l'avrei droppato. Perché non avevo minimamente... Ma proprio neanche l'idea di vincerla, cioè... Vabbè. Oh, riproviamo. Minchia forte sto mazzo, Allora... Oh, vediamo, signori, che cazzo vi devo dire qua. Boh, abbiamo vinto un campo con due... di forza. Vabbè. Allora. Ok, Miss Marvel ce l'abbiamo in mano. Però non abbiamo nessun cazzo. Vabbè, tanto qua la dobbiamo passare, perché sennò le rocce non le vogliamo. Nightcrawler, che lo possiamo spostare. E Ant-Man, va benissimo. Quindi lo giochiamo di qua, sti cazzi. Solo perché è una carta 1. Lui gioca Lizard lì. Bene. Ok, vediamo cosa possiamo fare l'ora dopo. Mr. Fantastic mi piace. Ok. Di nuovo Mr. Fantastic, perché siccome che ci è piaciuto prima, perché no? Tanto che anche le sue carte sono due, perché Lizard... Avengers! Gli dà... Ah, vabbè, sono un po' di più adesso. Gli dà meno 4 forza se noi possediamo. Facciamo così. Signori, noi vinciamo i campi dall'altra parte. Ma vediamo. Priorità nostra. Iron Man. I am Iron Man. E allora gioco Slout. E fine. Vediamo quanto cazzo riusciamo a fare. I suoi lizard si depotenziano. Vediamo. Ah, scusa, ho sbagliato. Non dovevo fare snap. Mica me ne ero accorto. Vabbè, si ritira. Effettivamente lo snap andava fatto all'inizio. Che se lo faceva lui era meglio, no? Vai. Forse ci siamo dimenticati noi, che ne so. In questo caso gli stronzi eravamo noi. Però devi snappare anche tu adesso, dai, non sta qua, è un terreno di prova, ciccio, si snappa, che si vinca, che si vinca, che si perda, addirittura dopo, se uno perde, esatto, vedi, si ritira, non so perché. Victory. Ok, quindi mi dà la vittoria. Vediamo. Non mi dà un cazzo. No. Ok, mi risnappi per favore. Oh, mi controsnappi che la portiamo, una vaffanculo. Ant-Man, però abbiamo Colossus e Claw. Ant-Man lo giocherei questa volta al centro, perché abbiamo Lizard e abbiamo Colossus.
Ok. Aia. Merda. Merda, 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 merda. Merda. Questo campo qua ci fa schifo. Perché avendo giocato Ant-Man in centro, se io ne ho un'altra di carta qua in mezzo, capite che c'è un problema. Fa veramente schifo sta cosa. Aggiungi una roccia. Però abbiamo armor stavolta. E vediamo se riusciamo a portarla a casa così. Vabbè. Metto armor. Li mette Mr. Fantastic di lì. Va bene. E noi che se fa adesso? Si gioca. È per forza questa. Quindi anche lui ha Mrs. Marvel. No, c'ha Capitan America. Capitan America. Questo c'è tutta roba effetto continuo. Quindi proviamo a mettere. Ah, Claw. Claw, claw, claw. Claw. Possiamo pensare di giocare anche dopo, se non peschiamo nient'altro. Claw. Facciamo così. Lizard costa 2, vero? Sì. Questa costa 2, questa costa 3. Ok. Va bene. Ok, qua giochiamo Claw. Allora, lui giocherà sicuramente. Scusate, non mi ricordo. Ah, va bene. Allora, lui giocherà sicuramente. Ma facciamo così, guardate. Facciamo Nightcrawler qui e Claw qua. E questo glielo lasciamo di campo, vediamo. Nightcrawler. E Claw. Che fai? Spectrum, ci stava. Ok. Bene, abbiamo vinto anche questa. Ok, adesso lui se è un uomo me la droppa la partita perché. E invece abbiamo un altro stronzo, vedete. Che cosa ti costa droppare la partita? Vai a farne un'altra, sei carico di energia, no? Cioè, praticamente tu adesso me la droppi. No, perché comunque adesso io ti faccio snaps. Giusto? Qualsiasi cosa succeda io ti faccio snap. Poi, io vado a giocare. Che possibile più forte in questo campo? Va bene. Ok, vai. E comunque lui mi deve tirare giù 3 partite se vuole vincere. Quindi perderà una valanga di tempo per vincere un cazzo di biglietto d'argento. Quando può tranquillamente droppare la partita. Andare da un'altra. A trovare un altro giocatore e fare come ho fatto io, no? Inizio partita, snappi. L'altro, se contro snappa, meglio, se no, no. La prima che vince, vince il biglietto e poi si fa ritirati. Tanto chi se ne frega, me ne vado a fare un'altra, no? Cioè, non capisco questa cosa di giocare nel terreno di prova. Così. Come se. Boh. La prima carta che gioco qui verrà distrutta. Non c'è problema. Tu giochi Lizard lì. Io qua ti gioco. Qua però è un po' complicato per me adesso, eh. Lui gioca Colossus. Va benissimo. Io non ce l'ho. Abbiamo però Armor. Quindi gli giochiamo Armor qua. Anche se giocare Armor qui adesso non ha molto senso. Visto che potrei giocare Namor qui. Potrei giocare Namor Claw Spectrum. Però poi non gioco più questo. Questo non è effetto continuo, ma questi sì. Allora. Potrei però fare. Eh no, però me lo distrugge. Che se lo gioco qua verrà distrutta. Quindi non saprei. Quindi mi tocca giocare qua. Per forza.
Avengers! Va bene. Assemble. Mrs. Marvel è tardi, anche se mi raddoppierebbe gli effetti. Quindi diciamo un più 10 ai campi adiacenti. Più 10. E poi Spectrum. Se io invece vado a dare più 12 al campo di destra, no, provo, credo sia più forte lei. Ok, Ant-Man, va bene. E Mr. Fantastic, va bene. Ok, qua ci starebbe bene droppare questo campo, chi se ne fotte. Gliela metto di qua. Potenzio anche il mio Ant-Man e gli vado a dare Spectrum qui. Questa è la giocata migliore. Direi di sì. Gli mollo quel campo lì e vediamo. Ma anche lui c'è Spectrum. E lui vince. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Ok, andiamo alla prossima, visto che lui non si è voluto ritirare qua. Vediamo. Ok, qua non abbiamo niente. Capite quello che volevo dire prima, no? Magari lui adesso potrebbe anche vincere il biglietto, però ha perso mezz'ora, cioè, a giocare. Non ha senso, noi ne abbiamo vinti tipo due prima così alla cazzo, giocando 5 minuti. Cioè, avete capito dov'è il vantaggio? Il vantaggio è giocare 5 minuti ed avere più resa possibile, invece di giocare, che ne so, mezz'ora, perché adesso lui qua aspetta mezz'ora, e non aver resa per vincere cosa? Cioè, non ha niente da vincere questo. Vabbè, comunque, andiamo. Va bene. Mister Fantastico. Sperando di pescare Mrs. Marvel e Onslaught. Vediamo, anche lui Mister Fantastico. Ok, Mister Fantastico anch'io. Vediamo. Cerchi di riempire lì. Va bene, lui gioca Cosmo lì. Va bene. Allora, Claw lo metto di qua stavolta. Sperando di pescare un drop. No, ma ce l'abbiamo, abbiamo Colossus. Sti cazzi. Ok, lui gioca Iron Man lì. Vediamo se basta. Vediamo se basta. Non è detto. Cosa giochi di lì? Vediamo un po'. 14. Potrebbe non bastare. Iron Man. No, abbiamo vinto noi qua. Ok. Victory. Ok, vedete? No, vedete? Vabbè, io ne ho perso una, ma avrei potuto perderne anche un'altra. Cioè, la partita sarebbe durata solo più tempo. Cioè, se l'avesse vinta lui, alla fine dei conti, il match... Ma quanto cazzo sei stato qui per un biglietto di merda? Cioè, avete capito? Per un biglietto argento, poi, di merda. Non ha senso. Cioè, hai perso la prima, dopo la snappata. Cazzo te ne frega. Cioè, cazzo te ne... Snappi anche tu, come va va. Nessuno conosce le carte dell'altro. Si gioca così per giocare. E via, si va alla prossima. Se si perde, via, si va alla prossima. Cioè, capite? Ok, qua un altro silver ticket. Facciamoci l'ultima. No, no, sempre qua. Così li accumuliamo. Io tendo prima a fare un sacco di biglietti, poi usarli poi. Vediamo. Vediamo qua che cosa succede. Insomma, abbiamo vinte. Quante state? 2-3 di fila, adesso non mi ricordo. E ci sta che non la perdiamo, eh. Vediamo. Allora,
Dopo che giochi la A, la sua forza raddoppia. Qua mi incula sicuramente se lui gioca qui. La sua forza raddoppia, però dopo che la gioco lì, quindi io partirei con Nightcrawler, visto che la posso spostare, Nightcrawler. Io gliela faccio raddoppiare, poi me la sposto. Ant-Man, ho giocato Ant-Man in centro, va bene. Se ci sono più carte in questo campo, va benissimo. Però il problema rimane. Allora non sposterei lui. Lo sposterei dopo. Lo potrebbe essere interessante. Spectrum potrebbe essere interessante. Vediamo. Lui gioca Armor qui. Ci supera lì, va bene. Noi lo giochiamo dall'altra parte. Allora. Ci va male. Ci va molto male in realtà. Andiamo con Mr. Fantastic. Anche lui. Ma minchia, c'ha il mazzo fotocopia. Amico. Stiamo calmi. Niente, non ho snappato, signori. Dai, snappa. E comunque qua. Registrando un po'. Viene persa la situation. Non ho un cazzo da giocare. Bello. Gioco almeno al centro e... Sti cazzi. Lui gioca Lizard lì. Bene. E adesso viene su Cosmo. Ma quelli sono tutti... effetti continui, quindi... giocarei Claw... La forza delle due carte non può essere ridotta. Cioè lui ha la carta giusta qua, eh. Mrs. Marvel. E lui ce l'ha. Va bene. E noi qua siamo inculati praticamente. Perché? Perché noi possiamo vincere solo giocando un cazzo. Solo giocando un cazzo, perché qua vince lui. Se non gioco una carta. Qua vince già lui, perché sta già vincendo lui. Qua vincerei io se giocassi la carta, qui però. Sposto Nightcrawler di là. Però dipende dove gioca lui. Questo è effetto continuo. Questo è effetto continuo. Qua la forza raddoppia. Ma 4, 5, 5, 4. Qua vince lui comunque. Non ha senso, signori. Facciamo così e... boh. È l'unica giocata che posso fare, cioè non posso fare nient'altro. Ah, lui gioca di là, fantastico, però Spectrum mi incula, ovviamente. Qua vinciamo noi, però Spectrum non basta. Bene. Ok. Va bene, questa l'abbiamo persa, ci stava, signori, ci stava. Ecco, vedete, 8 cubi, li abbiamo persi, basta, arrenditi, io me ne vado a fare un'altra. E gli lascio lui il biglietto, tanto ormai... Questo, secondo me, è il metodo di giocare il terreno di prova. Poi, negli altri campi, cioè, fate quello che vi pare. Potete giocare anche un coso alla volta, qua, di energia. Però, secondo me, così si gioca. Senza far perdere troppo tempo né a voi né agli altri. Magari, vedete, nella conquista d'argento giocate un po' più con calma. Nella conquista d'oro magari un po' più con calma. O anche infinito. Cioè, secondo me, anche perché qui dovete pagare i biglietti che avete vinto dalle altre parti. Qua invece è gratis. Ma che cazzo te ne frega? C'è di snappi. Pum! Chi perde, perde. E chi vince, vince, no? Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Io vi do appuntamento alla prossima. Ricordate di lasciare like, commenti e condivisioni qua sotto. E niente, anche se questo episodio finisce qui, io sono Leon Trip e noi ci vediamo con il prossimo episodio di Marvel Snap. Che non so quando uscirà. Ciao!